Il Castelnuovo compie l'impresa, batte in 10 uomini la San Benedettese, resta in corsa per la salvezza diretta e spegne i sogni playoff dei marchigiani, reduci da una striscia di 13 risultati utili consecutivi. Vince la strategia di mister Guido Di Fabio, che ai suoi ragazzi aveva chiesto sacrificio contro il rossoblù, sulla carta superiori tecnicamente. Gara maschi a tratti anche cattiva sul piano agonistico, alla fine l'arbitro Ilaria Bianchini di Terni mostrerà ben 10 cartellini gialli e il rosso ad Emile, autore del momentaneo pari dei neroverdi ed ex di turno. Prima dell'incontro, minuto di raccoglimento per la scomparsa nella notte del dirigente del Castelnuovo, Piero Pompa. Samb irriconoscibile, mentre padroni di casa spettacolari nella prima mezz'ora di gioco. Gli ospiti soffrono soprattutto sulle fasce. La spinta di D'Egidio a destra e di Emile a sinistra tendono ad avvolgere la manovra, ma sono gli ospiti al 12° a passare. La retroguardia del Castelnuovo ritarda nei movimenti per pulire l'area. Lisi è bravo a rubare palle, ad infilare Natale. Il tempo di mettere palla al centro, che i neroverdi trovano subito il pari. Discesa di Emili, Alboni si lascia infilare, l'ex Samb manda il pallone dove Noflak non può arrivarci. La partita è gradevole, Natale disinnesca una rasoiata di Cardella. Su fronte opposto è Noflak a rispondere, presente a D'Egidio, il migliore in campo. Due gol e due occasioni create in appena 17 minuti di gara. Al 21° Fall vorrebbe il calcio di rigore, ma l'attaccante ospite, seppur leggermente spintonato, accentua la caduta. Due minuti dopo, ecco lì a chiedere la massima punizione, ma la signora Bianchini lascia proseguire adottando lo stesso metro di giudizio. Poco dopo la mezz'ora, episodio che potrebbe cambiare la partita a favore della Samb. Emili rifila un colpo volontario al volto di Lorenzoni. Il secondo assistente richiama l'attenzione dell'arbitro, che prima di estrarre il rosso prende tempo. Nel frattempo si accende il parapiglia, espulso Emili, giallo per Terrenzio e Lulli per reciproche scorrettezze. È il minuto 32, padroni di casa pronti a riorganizzarsi e marchigiani ovviamente più alti. I tiri di Falle e Amoruso non hanno fortuna. Al 44° gol annullato a Lisi, servito da Fall, che però al momento di ricevere palla rientra dal fuorigioco. Finale di tempo con altri cartellini gialli. Ripresa di sofferenza per il Castelnuovo. Mister Di Fabio ridisegna lo scacchiere con qualche cambio. Al tuttofare D'Egidio viene chiesto di giocare punta centrale nel 4-4-1. Rossoblù piuttosto confusionari e imprecisi in avanti. Fall sbaglia più di un pallone. 28° locali che recupera palla, lancio dalle retrovie per D'Egidio, che si beve Thomas, assist per la corrente Foglia, entrato al terzo del secondo tempo, e sfera in fondo al sacco. Il presidente della Samb, Renzi, a quel punto si alza dalla tribuna e si porta verso gli spogliatoi, amareggiato per la prestazione dei suoi. Nel finale di partita né Frulla né Ferri Marini, inseriti da mister Alfonsi, cambieranno l'inerzia della gara, anche se per ben due volte Fall avrà l'occasione per il pari al 36° e al 38°. 3 punti d'oro per il Castelnuovo. Alla Samb i fischi dei 100 tifosi al seguito della squadra. Noi veniamo da una sconfitta che bruciava perché non la meritavamo, però è una dimostrazione che questa squadra ci crede in quello che sta facendo, ci crede nella salvezza e affronta ogni avversario con un'umiltà, ma con lo stesso tempo con la consapevolezza di poter battere chiunque se c'è un certo tipo di atteggiamento in campo. Mister, con l'inferiorità numerica avete saputo soffrire comunque, poi colpire. Per forza, come fai a non soffrire? Già soffri 11 contro 11, figuriamoci 10 contro 10, quindi 10 contro 11. Però i ragazzi sono stati bene in campo, hanno sofferto neanche più di tanto, il giusto, e sapevo che ci sarebbe capitata l'occasione per vincere questa partita. D'Egidio tutto fare. Certo, dovevamo essere bravi a concretizzarla e sono stati bravi a vincere questa partita. La Samb ha fatto schifo. Chiediamo scusa a tutti, chiediamo scusa alla città, chiediamo scusa ai tifosi, chiediamo scusa anche alla società. Una stagione del genere è inaccettabile. Prendiamo tutte le colpe, colpa nostra, e chiediamo scusa. Spiegala tecnicamente, che è successo? Abbiamo voluto dare continuità dopo la bella prestazione di domenica scorsa, non abbiamo voluto toccare niente perché anche le dati GPS degli allenamenti della partita stavano bene, abbiamo voluto dare continuità, tanto ce lo dobbiamo spiegare pure noi.